fare in modo che di rivendicare, no, la possibilità di scegliere e di operare in maniera attiva, no, informando. Benissimo, siamo d'accordo tutti, ma mi permetto di dire che non possiamo dire, beh sì, vabbè, ma i giornali, sì, ok, oppure, beh, vabbè, ma dai, ma quella roba lì è così perché tanto è la cosa. No, io credo che non sia così, cioè io credo che noi ci dobbiamo indignare costantemente. Noi dobbiamo essere indignati costantemente per quello che noi ci fanno osservare. Cioè, io sono indignato e sono indignato. E questo lavoro e tutta questa mostra parte da un senso di profonda indignazione. Perché io sono stato costretto mio malgrado, ad assistere a qualche cosa che io non avrei mai voluto vedere nella mia vita. E costantemente noi siamo portati a questo, siamo sempre costretti ad assistere a delle cose che non vorremmo vedere e, peraltro, che sarebbero evitabili, perché non stiamo parlando che diceva, sai, come prima dicevamo, no, dell'occultamento, no, del sottrarsi alla naturalità, no? Quindi io non voglio vedere la morte, mi sottraggo, non vorrei vederla, non cerco di non vedere. No, stiamo parlando di cose degli uomini, no? Cioè, ovvero di cose che derivano dal nostro vivere sociale, dal nostro organizzarsi, dalla nostra cultura sociale, dal nostro rispetto degli altri, dalla nostra considerazione degli individui, e da tutto quello che noi abbiamo, no? Nell'orientare il nostro vivere sociale. Allora, queste sono, dal mio punto di vista, degli atti di violenza e noi dobbiamo iniziare a considerarli tali, perché finché noi pensiamo che non ci sia violenza in questo, noi continueremo a farci sottrarre territori della nostra identità e del nostro sentire. Avevo visto bene. Sì. Intanto buonasera a tutti, io mi chiamo Cristiano Rosafio, sono un medico di formazione che lavora in pediatria e in neonatologia. E la maggior parte dei miei pazienti, alla maggior parte dei miei pazienti non mi viene neanche chiesto che cosa vuole o non vuole, perché non sono neanche, specialmente quelli della neonatologia, non sono neanche dotati di capacità di parlare. Non parlano. E parte del mio lavoro si svolge uno degli aspetti di rianimazione, rianimazione. In realtà molto spesso sui pazienti molto piccoli, quelli dai 500 grammi fino al chilo e mezzo, 2 chili, più che rianimazione a volte facciamo rivitalizzazione, senza farci una domanda che è quale vita? E la nostra posizione in quanto medico in formazione sono pieno di domande, quindi sono pieno di domande verso me stesso. E spesso noi siamo in, lo vivo nei miei strutturati, nei medici più esperti e lo vivo come giovane medico, di quale vita quel bambino, quel piccolo bambino seguirà, è una domanda impossibile alla quale rispondere. Perché è imprevedibile, c'è il bimbo che va bene e il bimbo che va male, si dice così. E quello che si sa per adesso è che sotto una certa età molti vanno male, non sono persone totipotenti, gli manca un pezzo, chi non sente, chi non vede, chi non cammina adeguatamente, non sono normodotati, tra virgolette. E allora ho deciso di parlare, di dire una cosa e di esprimere anche un ringraziamento, perché riflettendo sulle parole a debito, morte a debito, mi è venuto spontaneo dire morte a debito di riconoscenza nei confronti dell'Eluana, riconoscenza anche nei vostri confronti, perché per quanto mi riguarda ho potuto verbalizzare una di queste domande, e cioè se io devo rivitalizzare, mi fermo prima di rianimare, di dare un'anima, fermo prima, do una vita, ridò una vita. E
allora mi devo chiedere qual è la dignità di questa vita. Io me lo chiedo. Perché lo faccio? Quale dignità avrà la vita che io sto offrendo di nuovo? E poi faccio un passo in più e dico quale morte invece do, quale dignità nella morte. E allora io ho verbalizzato questa frase, mi è venuto da dire, la scelta di quanta e quale vita c'è nella morte, in quel momento. Perché non è tanto la mia difficoltà come operatore sanitario, come ministro di cura, come amministratore di cure, ma è la difficoltà dei genitori che non hanno neanche conosciuto i loro figli o le loro figlie e non hanno neanche saputo, perché magari sono all'inizio, neanche un punto cardinale. Quindi l'altro ringraziamento che voglio fare è per parlarne, per il fatto stesso che se ne parli, perché questo permette di far uscire dalla luce dall'oscurità e per riportare sotto la luce un argomento che è totalmente al di là di ogni grazia di Dio per quanto riguarda i genitori, perché i loro occhi sono completamente vuoti in quei momenti e si aggrappano a te come se tu fossi colui che sa dispensare la parola più saggia sulla faccia della terra. E l'ultimo ringraziamento che volevo fare era a Franco per quell'opera, perché per me bisognerebbe farla vedere a molti studenti di medicina dicendogli stai attento, perché alla fine tu non devi diventare quelli, qualcuno che metta la mascherina sullo scheletro. Grazie. Se siete d'accordo, siccome la scelta è un concetto filosofico, l'ultima parola spetta ai due filosofi. Questa proprio l'hai servita. Non potete, se siete d'accordo. Sì. Allora, io vorrei dire, mi sono venute in mente tante cose da dire, mentre sentivo il dottor Montanari, responsabile terapeutico di Libera Parola, psicanalista di orientamento lacaniano, mentre sentivo la signora insistere su questo desiderio di conoscenza, mentre sentivo il dottor Rosafio dire queste cose. Però tutte le cose che voglio dire non le posso dire, se no andiamo via da qui alle 1, alle 2 di notte. E allora cerco di fare un summary, un riassunto. Arrivo al dottor Rosafio partendo dal dottor Montanari. Volontà come non desiderio di vita. Volontà che diventa nolontà. In latino è la noluntas. Cosa fare in quei casi? Tu hai dato una risposta bellissima. Esserci. Io ci sono. Certo, a casa ci torni con le lame nel cuore. Certo, le domande etiche che tu stasera fai le conosciamo, visto che lavoriamo insieme. Però è quello per cui tu sei chiamato. Non per, come dici nel tuo libro, non perché l'analista debba curare, anzi l'analista deve dismettere l'abitudine di credere che possa guarire, ma nel fatto stesso che tu ci sei, porti a termine e aiuti a sopportare quel peso. La signora ha detto una cosa altrettanto bella, la gente deve sapere, c'è bisogno di conoscenza. Ma io da italiana che è andata all'estero a lavorare, le dico che far passare la conoscenza in Italia è una cosa difficilissima. E non solo dal punto di vista della stampa, dal punto di vista dei libri, dal punto di vista degli articoli, dal punto di vista della politica culturale, dal punto di vista dell'accademia, dal punto di vista dell'istruzione della scuola. Facciamo passare conoscenza. Prima domanda, quale conoscenza? Chi decide? Foucault diceva chi controlla i controllori. I controllori della conoscenza. Lei ha detto una cosa sacrosanta. La gente deve conoscere, assolutamente. Deve conoscere liberamente e gratuitamente. Deve esserci la possibilità di accesso ai materiali e non alla pubblicazione di libri per comprare i quali devi spendere 200 euro. I libri per la scuola, per i figli, devono essere a portata di tutti, perché uno Stato civile deve garantire questo. Il problema della conoscenza è il cuore pulsante della responsabilità etica dell'operato di uno Stato, insieme anche a molti altri. Ben vengano politiche di conoscenza che siano autentiche, che ci mettano nella condizione di sapere. Però anche in questo caso non voglio fare il bastian contrario, ma mi creda, è difficile far passare questo messaggio. Perché la prima cosa che ti viene detta è quanto vende questo libro? Come lo piazziamo sul mercato?
Si prende in accademia? Lo possono studiare le persone che magari vengono nella libreria X, se lo pigliano e se lo comprano? E queste domande in quale macro contenitore le facciamo ricadere? È un problema enorme questo, del passaggio dell'informazione. Tutti hanno il diritto di sapere, tutti, nessuno escluso. Su questo sono estremamente radicale. Venendo alle domande del dottor Rosafio, apri il vaso di Pandora, lo sai, escono tutti i mali, la speranza rimane sotto. Le tue domande sono domande che fanno tremare il sangue nelle vene, ma non solo da mamma, da studiosa. Chiedi quanta vita dai, quanta morte dai, chiedi quanta dignità affidi e quanta ne sottrai. Questi sono, se vuoi, i temi fondamentali di quello che noi in filosofia chiamiamo il grande margine dell'etica, perché l'etica non è granitica, ha delle derive, e sulle derive si annidano queste domande che ti fanno tremare le gambe. Sarei una stolta se ora io ti dessi le risposte. Posso solo dirti di continuare a porti quelle domande e di non smettere mai di abbassare la difesa nei riguardi della scienza medica, perché molto spesso il fine della scienza non è il bene, ma è l'autocompiacimento del proprio sviluppo, del proprio progredire. E ce ne vorrebbero tanti di più di medici come te che si porrebbero queste domande. Vuoi aggiungere qualcosa? Grazie a voi. No.